Siamo con il comandante della base di Rivolto, Marco Bertoli. A lui chiediamo, insomma, come si è preparata la base e qual è, insomma, ecco, il programma anche di questi 2 giorni, diciamo 3 giorni, comprese le prove. È stato un grande sforzo predispositivo che si è aggiunto ovviamente alla nostra routine operativa che comporta la gestione in questo periodo di 3 linee volo e di 2 sistemi di difesa aerea missilistica. Uno sforzo che però abbiamo voluto fare perché il sessantennale delle Frecce Tricolori è un anniversario per noi importante ed è importante dare anche alla regione e alla comunità locale un segnale di ripresa. Ospiteremo gran parte degli assetti dell'aeronautica militare in volo e in mostra statica a terra e numerose pattuglie acrobatiche straniere che vorranno spegnere insieme alle nostre Frecce Tricolori queste 60 candeline. Come diceva in conferenza stampa, diciamo, la base aprirà solo a coloro che appunto sono riusciti ad accreditarsi, diciamo così, e sconsigliate, insomma, alle persone di venire all'esterno della base per assistere, perché ci sarà, insomma, un anello di sicurezza. Assolutamente sì, mai come quest'anno il nostro obiettivo numero uno è la sicurezza di chi verrà Rivolto per assistere alla manifestazione. Si potrà accedere solamente mostrando il QR code che è stato ottenuto attraverso la prenotazione sul sito online della manifestazione ed il Green Pass. Apriremo i cancelli al pubblico sia il sabato che la domenica alle 10 di mattina e si potrà accedere in base fino alle ore 15. La manifestazione in volo inizierà alle 12:30 e terminerà con l'esibizione ovviamente delle Frecce Tricolori intorno alle 18:30. L'anello, la bolla di sicurezza che è stata predisposta dalle autorità locali intorno alla base è lì proprio per scongiurare l'assembramento di persone fuori dal sedime aeroportuale. Chi purtroppo non è stato in grado o non ha potuto prenotare il QR code potrà seguire sia il sabato che la domenica la manifestazione aerea sui nostri canali streaming dell'Aeronautica Militare e il sabato attraverso la diretta Rai che coprirà di fatto una grossa fetta della manifestazione stessa.